fischietto in bocca, triplice fischio. Chieti batte l'Aquila 1-0. Vado subito da Paolo Durante. Paolo, allora inseguiamo il mister che sta andando sotto la curva. D'Ancora, allora un derby tirato come tutti i derby, però siete molto felici? Sì, siamo contenti, volevamo fare il risultato e ci siamo riusciti, è stata una battaglia, va bene così. Ok, c'è Ardemagni, fisicamente non sei ancora al massimo. No, ho avuto un risentimento muscolare oggi per precauzione, comunque non ho mollato, ho tenuto duro e abbiamo portato a casa direi un derby importante, fa morale, dà entusiasmo, abbiamo sofferto, però ci sta durante il corso di una partita. Però insomma lo dedichiamo a tutti i tifosi presenti perché hanno dimostrato veramente attaccamento. Senti, tre punti d'oro, forse l'Aquila avrebbe meritato il pareggio? Ma il calcio è fatto di episodi, sì. Bisogna soffrire, oggi è andata bene a noi, magari un'altra volta andrà bene anche agli altri, però ce lo teniamo stretto. Grazie. Vesi e Conson, un derby tiratissimo, soprattutto nella parte finale. Un derby caldissimo, non vedevamo l'ora di giocarlo, di farci vedere davanti alla nostra gente e non potevamo dare risposta migliore. Per te è l'esordio in pratica, no? Poi con questo pubblico nero-verde che vi ha applauditi e incitati dall'inizio alla fine. Non serve niente, con questa coreografia, con questo scenario qua non servono parole. Grazie, complimenti. Un derby stregato, tante occasioni, quel gol dalle immagini sembra viziato da un tocco di mano e poi nel finale Cassese qualche gesto che non vi è piaciuto. Sì, qualche gesto antisportivo da parte loro, ma non fa niente, pensiamo a noi. E se questa è la partita che abbiamo fatto fa ben sperare per il futuro, abbiamo avuto un sacco di occasioni, alla minima occasione siamo stati puniti, ma va bene, ci lecchiamo le ferite e guardiamo avanti. Allora, uno stop tra virgolette inaspettato anche perché la prestazione c'è stata. Che cosa vi è mancata? Forse la lucidità sottoporta nei momenti topici del match? Sì, ci è mancato un po' di concretezza lì davanti, ma non fa niente, siamo una squadra, siamo una famiglia, ripartiamo tutti insieme da martedì e pensiamo a domenica.